fare questa cosa, questa gestione unica in campagna per gli aeroporti, Napoli, Campichino, Salerno, Costa d'Avorio, mettere di la firma del protocollo, insomma ci siamo. Ma innanzitutto il protocollo è teso alla realizzazione della rete aeroportuale, sullo stesso modello che si ha per i porti, il Ministero ha dato una linea anche per gli aeroporti, quindi cercare di fare squadra, di fare rete, ovviamente trovare sinergie e sintonie. È inevitabile che questo percorso di rete aeroportuale regionale non può che portare la massima integrazione tra Capodichino e l'aeroporto di Salerno, e questo ci faciliterà e sicuramente ci aiuterà ad accompagnarci nel percorso che poi porterà al potenziamento della rete e al rilancio definitivo dello scalo Salerno. Dalla firma del protocollo 12 mesi un impegno che dovrà interessare perché la regione si potrebbe portare passeggeri a Salerno ma soprattutto a far lavorare bene tramite gli aeroporti. Questo è il primo obiettivo, ovviamente portare passeggeri, integrazione massima e quindi scaricarsi reciprocamente le esigenze, ma soprattutto, ripeto, l'obiettivo è che col sostegno e con il traguardo di una crescita complessiva riuscire a far fare all'aeroporto di Salerno quei piccoli passi che però sono importanti, concessioni definitive. Quando è prevista la firma? Mercoledì ci sarà la firma alla presenza del governatore con CESAC e l'aeroporto SPA e da lì in poi inizieranno i gruppi di lavoro, da un lato quello legislativo, dall'altro quello tecnico per completare tutte le questioni infrastrutturali e normative.